Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ah, grande web, grande web, grande web che consente a tutti noi di controllare le schifezze che scrivono i giornalisti, siano di destra o di sinistra, non ha importanza, perché i giornalisti sono una casta tutta a sé stante e sono fatti apposta per eludere i problemi, per acchiappare i lettori ma eludere i problemi. E Gad Lerner, per esempio, quando io lo vedo in televisione mi metto a tremare dalla paura, mi metto a tremare dalla paura, perché ho sempre l'impressione che salti fuori dal video e che con la sua splendida dentatura mi prenda a morsi. E adesso qua c'ho un articolo, un suo articolo pubblicato sulla Repubblica. La Repubblica, fondatore Eugenio Scalfari. La Repubblica di venerdì 12 settembre. Sì, sono in ritardo perché me l'hanno portata questa Repubblica alcuni miei amici e mi hanno detto che cosa ne pensavo di un articolo in primissima pagina. Eccolo qua. Un passo indietro di mezzo secolo. E poi la firmona Gad Lerner. Ovviamente, che fa Gad Lerner? Adesso vi do un esempio di giornalismo trash, demagogico, acchiappa citrulli. Affronta la grande questione delle puttane che sono state inventate dal patriarcato. E Gad Lerner lo dovrebbe sapere dove è nato il patriarcato, perché prima non c'erano le mignotte. Quando non c'era patriarcato, famiglia monogamica patriarcale, non c'era la prostituzione. La prostituzione è qualcosa che è consustanziale alla famiglia monogamica patriarcale. Bene. Allora, che dice il nostro Gad Lerner? Innanzitutto ti spara le solite cose da salotto letterario, perché lui deve essere di sinistra, cuore a destra, ma portafoglio a destra e cuore a sinistra, portafoglio a destra. Allora deve accontentare tutti e non deve scontentare nessuno, e in questo modo è chiaro che sta con i famosi piedi in due staffe, proprio come Eugenio Scalfari. Sapete che su Eugenio Scalfari vi ho detto tante belle cose, Eugenio Scalfari che spara a zero contro il Cavaliere, e poi c'è la figlia Donata che lavora per Mediaset. Non solo, ma Eugenio Scalfari che ti spara contro il Cavaliere e poi va a pubblicare i suoi libri per Mondadori, che è di Mediaset, che è di Fininvest, cioè di Berlusconi. Niente di male pubblicare per Mondadori, però tu non mi puoi sulla Repubblica ingannare i lettori sparando a zero contro il Cavaliere e poi andando a servirti al forno del Cavaliere. Vabbè, borghesi piccoli. E l'altro borghese piccolo è Gad Lerner. Gad Lerner ti spara tutte le sue belle cose, tanto per acchiappare l'attenzione del lettore, e dice: ah, Carfagna, pam pam pipu, tu pure tu mercifichi il tuo corpo perché eri bella, hai fatto carriera col corpo, che cosa te la prendi con le prostitute? Adesso sentite un po' dove va il nostro Gad Lerner, Dio che contorcimenti interiori per accontentare tutti e non scontentare nessuno. Bene, dice, non posso ripeterlo tutto l'articolo ovviamente, non lo posso, dico, sì, attenzione. Vietare la prostituzione di strada sarebbe accettabile se contemplasse ambiti legali e tutelati per il sesso mercificato. Gad Lerner, Radical Trash, ma perché non ce lo spieghi quali sono questi ambiti legali e tutelati? Ambiti legali e tutelati. E poi un po' più giù parla che l'alternativa è una prostituzione esercitata
in luoghi più degni. In luoghi più degni, ma diccelo, diccelo! Quali sono questi luoghi più degni, God Learner? Oggi c'è il web God Learner che smaschera tutte le vostre piccolo borghesi malizie letterarie, i vostri artifici. E dillo, in questo articolo tu non nomini neanche una volta la senatrice Lina Merlin, non ti vergogni, God Learner? Ma come fanno? Sì, ti possono pagare, sì, perché la Repubblica è fatta proprio per stare con i piedi in due staffe. Sì, che bella figura che hai fatto con i citrulli, God Learner. Ma diccelo, se contemplasse ambiti legali e tutelati per il sesso mercificato, che andrebbe esercitato in luoghi più degni. Ma se tu fossi un parlamentare e questo tuo miserabile editoriale lo dovessi trasformare in un disegno di legge, ma che gli vai a dire in Parlamento a quelli di destra e di sinistra? Io, God Learner, propongo che la prostituzione venga esercitata in ambiti legali e tutelati in luoghi più degni? Ma che bello fare il giornalista, sparare a destra e a sinistra e non assumersi nessuna responsabilità. Ah sì, non vuoi parlare dei casini? Sono questi gli ambiti legali e tutelati per il sesso mercificato. Ma un radical chic, ovvero trash, non si può permettere di parlare dei casini della Lina Merlin, non, aboliti dalla Lina Merlin, casini, lupanari, case di tolleranza, bordelli, come volete chiamarli, no, non si può usare. È furbo God Learner, per non dover parlare dei casini, perché sono questi gli ambiti legali e tutelati, per non dover parlare dei casini, non l'ha nominata la Merlin. Pensate voi quanto è furbino il furbino del quartierino della Repubblichina. Mo che furbino, per fortuna c'è il web che vi svergogna tutti, borghesi piccoli, che vergogna, che non avete neanche il coraggio delle vostre azioni. Per forza che quando ti vedo, God Learner, ho sempre paura che salti fuori dal video e che mi prendi a morsi con quella tua bella dentatura famelica. E parla chiaro, amico mio, di pane al pane, vino al vino e l'acqua di San Pellegrino. Impara, God Learner, che fai il doppio e il triplo gioco, per cui saresti stato meglio impiegato nella Central Intelligence Agency o nel KGB di Putin. Vergognati di prendere in giro i tuoi lettori. Vietare la prostituzione di strada sarebbe accettabile se contemplasse ambiti legali e tutelati per il sesso mercificato. E quali sono questi ambiti legali e tutelati? Non ti vergogni, God Learner, di prendere in giro i tuoi lettori? Non nessun pudore hai, vero? Basta far quattrini, God Learner, vero? Riempire le pagine di prosopopea da filosofi della Magna Grecia. Vergognati, God Learner, vergognati. Se fossi in te mi vergognerei di guadagnarmi il pane in questa maniera vergognosa. E dillo, e nomina, dice, un passo indietro di mezzo secolo e poi vai a parlare di ambiti legali e tutelati per il sesso mercificato? Ma quali sono questi ambiti legali e tutelati per il sesso mercificato? Quali sono? Vanno pure individuati, e dillo, vergognati, God Learner, vergognati. Solo la Repubblica doppio giochista può pubblicare questi editoriali e può pagare questa gente che vende il nulla. Cari amici miei, per fortuna c'è il web che li svergogna, perché quando non c'era il web non si poteva dire niente, ma al massimo gli scrivevi una lettera che loro la cestinavano, ma adesso queste cose si possono dire pubblicamente. Va bene, cari amici, com'è bello il teatro dei burattini del giornalismo e della Rai TV, che c'hanno pure lì finanziamenti pubblici. Vabbè, cari amici, perdonatemi se ho detto qualcosa che vi è dispiaciuta.
Vi ringrazio se mi avete ascoltato. Tanti saluti da Serafino Massoni.